Benvenute e benvenuti. Io sono Andrea, del Circolo dei Narratori di Bergamo, e condivido letture di testi letterari il sabato pomeriggio. In questo periodo, all'inizio senza che la cosa fosse programmata, stiamo toccando il tema del viaggio e cercando di mettere ordine in questa cosa che sta avvenendo. Ho finalmente avuto occasione di programmare un testo che volevo sottoporvi da molto tempo e poi ho rimandato e finalmente a un certo punto mi è sembrato che il momento giusto sia arrivato. Si tratta, ve lo dico subito, di Fronti e Frontiere di Joyce Lussu, o meglio, Joyce Lussu è il nome che c'è sulla copertina, ma Lussu è il cognome del marito. Parliamo tra un minuto del suo matrimonio. Però il suo cognome da ragazza è ovviamente un altro, è Salvaduri. Chiamare la scrittrice col suo nome da ragazza sarebbe più rispettoso. Forse sì, ma forse non per lei. Mi chiamo Joyce Lussu perché le donne non hanno un nome proprio. Le donne devono sempre portare il nome di un uomo, o il padre o il marito. Il padre me lo sono trovato, il marito me lo sono scelto. C'è un briciolo in più di autonomia. Avete capito il tipo? Somiglia anche un po' al personaggio della settimana scorsa. Questo però è un altro libro. Io volevo leggere Fronti e Frontiere. E di che cosa parla questo romanzo? È un romanzo autobiografico, racconta la storia della propria vita usando come chiave di lettura quello del attraversamento delle frontiere. Sembra che nella vita non abbia fatto altro. E il romanzo comincia così. Il mio passaporto era scaduto da diversi anni e i consolati italiani rifiutavano di rinnovarlo. Decisi di tentare col console di Aden, dove la nave si fermava per mezza giornata. Speravo che in quell'angolo dell'Arabia i nostri funzionari non avessero informazioni particolari sulla mia persona. Era l'aprile del 1938. Scesi dunque a terra e mi misi in cerca del consolato italiano, senza soffermarmi alle offerte variamente modulate, ora querule, ora quasi minacciose, dei mercanti di cianfrusaglie che mi si paravano davanti. Il calore secco del deserto toglieva il fiato, il cielo era di piombo e le nere, brulle colline soffocavano la città. Il consolato era terra nemica. Potevano anche trattenermi e rispedirmi in Italia a Regina Coeli, ma forse sarebbe andata bene. Il console aveva un'aria molto sveglia e mi ingannò la sua vivacità abbastanza cortese. I burocrati fascisti con i quali avevo avuto a che fare erano sempre tetri, di poche parole e tutte ostili. La questione dei documenti personali era sempre stata drammatica per me e per la mia famiglia, da quando potevo ricordare. Non avevamo quasi mai le carte in regola. Un passaporto valido, una carta d'identità, un permesso di soggiorno, una licenza di lavoro. Erano beni preziosi che possedevamo ogni tanto e in modo sempre aleatorio. La polizia e la burocrazia mi erano sempre apparse non come istituti per la protezione del cittadino, ma come paurosi strumenti di oppressione che rendevano difficile anche la mera sopravvivenza. Eravamo tutti sulle liste nere del regime, come antifascisti pericolosi. Il mio passaporto scaduto era la mia ultima difesa, in un mondo dove era molto difficile circolare e trovare lavoro. Perciò ero decisa a non separarmene mai, per nessun motivo. Ma il console di Aden seppe tentarmi abilmente. «Melodia!» mi disse.
Glielo rinnovo in 10 minuti e glielo restituisco subito. Il miraggio di possedere un passaporto in regola vinse la mia riluttanza. Il console mi aveva accolto come un cittadino normale, non come un pregiudicato. Forse non ero sulla sua lista di sospetti. Posai il passaporto sul tavolo. Egli lo ghermì. Prontamente si alzò e mi lasciò attendere. Capii che le cose si mettevano male, ma era troppo tardi. Tornò infatti dopo mezz'ora, tutto trionfante e con un sorriso maligno me lo mise aperto sotto il naso. Sulle pagine c'erano grandi croci di cancellatura e timbri e timbri e timbri tutti uguali. Annullato, annullato, annullato. Come sarei sbarcata a Marsiglia? Come avrei trovato lavoro? Mi sentii sola nel vasto mondo con una gran voglia di correre da mia madre. Ma mia madre era in Italia, probabilmente in carcere o al confino. Tornandoci sarei finita anch'io e certamente non nello stesso luogo. Venivo da Mwanza, sul lago Vittoria, nel Tanganyika, dove avevo trovato impiego in un'industria per la brillatura del riso e messo da parte un po' di soldi per il viaggio e per iscrivermi a una università in Europa. Non avevo potuto finire i miei studi di filosofia iniziati in Germania per via dell'avvento di Hitler al potere. Sentivo anche una gran nostalgia per il mio paese e desideravo avvicinarmi il più possibile alle sue frontiere. Fin dall'infanzia avevo vissuto in esilio, dopo aver dovuto abbandonare Firenze, dove i miei genitori si erano fissati da anni. Erano entrambi antifascisti intransigenti. Mio padre, che aveva studiato prevalentemente all'estero e ottenuto in Italia la libera docenza di filosofia, aveva dovuto per malattia ridurre la sua attività, ma pubblicava di tanto in tanto su riviste e giornali articoli contro il fascismo. Mia madre, nata da madre inglese, era la corrispondente del Manchester Guardian e presentava ai lettori inglesi il fascismo con la sua vera anima. Nel 1924, mio padre, invitato al fascio locale per via degli articoli nel Manchester Guardian da lui firmati, fu bastonato. Dopodiché aveva dovuto passare clandestinamente la frontiera svizzera e la famiglia l'aveva seguito. Mio nonno paterno, fra i grandi agrari del Piceno, non solo aveva aderito al fascismo, ma aveva fatto di alcuni suoi dipendenti il centro della reazione squadrista locale. Perciò mio padre aveva voluto rompere ogni rapporto con lui e respingeva le somme che gli mandava, sicché in esilio i mezzi per vivere erano così scarsi che né io né una sorella e un fratello maggiori di me eravamo potuti andare a scuola. Vivevamo in campagna e non c'era denaro per mandarci in città a pagare le tasse, i libri, i vestiti. Nostro padre ci dava lezioni di latino e greco, storia e letteratura sui libri di testo che erano serviti a lui 30 o 40 anni prima. Per il resto, poche lezioni negli ultimi mesi. E a 18 anni ci eravamo presentati come esterni agli esami di licenza liceale. Poi ci eravamo dati da fare per trovare un lavoro e pagarci gli studi universitari, cosa assai difficile, per via dei documenti che non erano mai in regola. Mio fratello faceva il cameriere in una mensa per studenti. Mia sorella, che si era specializzata in pedagogia, si occupava di bambini anormali. Io davo lezioni e copiavo manoscritti a macchina, come capitava qua e là. Per 6 mesi avevo fatto l'istitutrice di 3 bambinette in Libia, presso un'antipatica famiglia napoletana. Con il denaro messo da parte mi ero iscritta alla facoltà di filosofia di Heidelberg e insegnavo lingue in un collegio per signorine di buona famiglia, finché il nazismo non mi aveva costretta ad andarmene. A Mwanza avevo avuto un posto abbastanza buono e avevo intravisto una possibilità di lavoro in Cina, che mi attirava molto perché avevo letto La Condition Humaine di Malraux e pensavo che la rivoluzione fosse vicina.
Mi piaceva conoscere il mondo, ma ora la nostalgia per l'Italia era più forte. Volevo tornare in Europa. Gli avvenimenti facevano prevedere che un gran terremoto era prossimo. Anche da noi si preparava la rivoluzione, finalmente. Fino al 1933 ero tornata più volte in Italia per il lavoro politico clandestino dei gruppi Giustizia e Libertà a cui appartenevo. Con mio fratello, sin dal loro sorgere, per i miei esami scolastici e infine per visitare mio fratello, che, arrestato a Roma al centro di un gruppo di GL, era stato mandato in carcere poi al confino. Ma dell'Italia conoscevo soltanto i commissariati di pubblica sicurezza, le sale d'aspetto delle stazioni e delle questure, i parlatori di Regina Coeli, le isole dei confinati. Le piccole avanguardie di antifascisti militanti che vivevano ai margini della società e tutto quello che avevo letto nei libri e i ricordi della prima infanzia a Firenze e nelle Marche. L'Italia era un paese meraviglioso e sconosciuto. Era mio, ma mi veniva sottratto. Lo amavo con collera, con desiderio che diventava quasi una malattia. I miei genitori erano tornati dopo 10 anni di esilio in Italia. Era morto mio nonno e mio padre aveva ereditato una media proprietà di campagna, San Tommaso, in provincia di Ascoli Piceno. Tirare avanti in esilio era sempre più difficile, a San Tommaso avrebbero trovato di che vivere. Sempre ammoniti e angariati dalla polizia, non rinunziavano però a fare della loro casa un centro di antifascismo e di resistenza. Avevo molta nostalgia per loro, ma adesso. Il console di Aden, annullando il mio ultimo debole documento, mi metteva in balia di tutte le polizie, senza dimora e senza lavoro. Risalii sulla nave e guardai con odio il brutto porto di Aden, i colonialisti inglesi in calzoncini khaki che chiamavano George tutti gli indigeni, come se fossero loro servitori. I venditori arabi, straccioni e servili che cercavano di frodare i turisti con la loro paccottiglia. Ma intanto su quella nave ero al sicuro per altri 10 giorni. Con alloggio e vitto pagato, il fatto di avere cibo assicurato per il mio giovanile appetito era sempre fonte di gioia e fiducia nella vita. Mi era capitato per lunghi periodi di non averne abbastanza. La nave attraccò a Marsiglia. E quando i poliziotti francesi mi chiesero i documenti, spiegai loro francamente come stavano le cose. Il fascismo italiano era antipatico anche a molti di loro, per cui decisero di chiudere un occhio e lasciarmi passare. Presi il treno per il confine svizzero sul lago Lemano e passai in Svizzera. Era molto facile allora evitare il controllo dei documenti. A Ginevra avevo degli amici e trovai un lavoro provvisorio di dattilografa al Bureau International du Travail, dove occorrevano straordinari. Ma il mio chiodo fisso era l'Italia. Avevo ripreso contatto con il Centro di Giustizia e Libertà, con Mr. Mill, come scrivevo nelle lettere a mia madre, ossia Emilio Russo. Lo conoscevo da alcuni anni, da quando ero andato a trovare mio fratello confinato all'isola di Ponza, e i compagni mi avevano affidato un lungo messaggio scritto in caratteri minutissimi su una sottile striscia di carta da consegnare a Emilio Lussu, a lui soltanto e a nessun altro, ovunque si trovasse. Io avevo arrotolato stretta stretta la striscia di carta, avevo smontato il manico della mia valigia di fibra, che era vuoto all'interno, e l'avevo infilata dentro. E con la mia valigia di fibra avevo passato la frontiera e mi ero messa alla ricerca di Emilio Lussu, per noi giovani personaggio leggendario, a causa delle sue gesta in Sardegna e dell'avventurosa evasione di Lipari, il quale viveva clandestino, non sapevo dove. Ero andata a Parigi, in Belgio, in Alta Savoia, sempre con la mia valigia e il prezioso documento. Alla ricerca di Emilio Lussu, finalmente mi aveva trovato
fissato un appuntamento a Ginevra, nella casa del repubblicano Chiostergi. E lì era sorto un forte sentimento che faceva sì che lo cercassi ancora, per tutte le ragioni possibili. Emilio Lussu non aveva intenzione di formarsi una famiglia, incompatibile a suo parere con la vita che conduceva di rivoluzionario militante. Ma io invece ero convinta di essere la compagna adatta per un rivoluzionario militante e non mancavo di cercare tutte le occasioni per ripeterglielo e dimostrarglielo. Infine andammo a vivere insieme in un piccolo albergo del quartiere latino vicino all'università. Celebrammo il nostro matrimonio politicamente, in famiglia. Vennero Emanuele Modigliani e Silvio Trentin con un mazzo di rose. E Emilio disse: "Questa è mia moglie." Queste sono le prime pagine del romanzo. Sapete chi è Emilio Lussu, il marito, scrittore anche lui, evaso dal confino, fondatore di due dei più importanti partiti antifascisti, uno regionale, il Partito Sardo d'Azione, e uno internazionale, quello di cui si parla qui, Giustizia e Libertà. Sono vite avventurose, ingressi clandestini, uscite clandestine, cospirazioni, combattimenti militari anche. Per questo primo brano mi sono fermato qui. Il matrimonio, come ovvia metafora della vita che continua, e credo che sia un messaggio di cui oggi abbiamo più che mai bisogno. Poi, però, volevo leggervi anche un altro brano. Qui abbiamo visto che lei arrivava a Marsiglia e andava a ricongiungersi col marito. Siamo nell'aprile del 38. Ora passiamo a un paio di anni dopo, più avanti nel romanzo. È il 1940, Parigi è occupata dai nazisti e i fuoriusciti antifascisti, loro abitano a Parigi, devono andarsene. E a questo punto loro tornano a Marsiglia, venendo da Parigi questa volta, non venendo dal mare. Noi non avevamo nessuna intenzione di lasciare l'Europa, perché il nostro scopo era di partecipare alla resistenza, ma bisognava aiutare quelli che per una ragione o per l'altra non potevano o non volevano restare. Quando arrivammo a Marsiglia e a Lussu fu richiesto dai compagni di organizzare le partenze clandestine per quelli dei nostri che correvano rischi più gravi, c'era un clima abbastanza ottimistico. Una tartana era stata recentemente acquistata per trasportare a Lisbona qualche decina di passeggeri. Chi trattava l'affare era il dottor Bon, inviato come rappresentante delle organizzazioni operaie italo-americane. Gli Stati Uniti erano ancora neutrali e i suoi cittadini potevano circolare in Europa abbastanza liberamente. Il dottor Bon era un distinto personaggio, sessantenne, ma gran bell'uomo, con abiti di taglio perfetto, volto statuario, e un largo torace da lottatore, veramente imponente, quando spalancava la giacca e infilava i pollici nelle aperture del panciotto. Dovunque entrasse prendeva subito possesso del luogo, con naturalezza cordiale, da gran signore. Parlava molto bene e dava ricche mance ai facchini e ai camerieri dopo aver stretto loro la mano democraticamente. Bastavano 5 minuti di conversazione con lui, perché ognuno capisse che era lo zio d'America venuto in Europa apposta per farsi spillare quattrini. Per la tartana, era in trattative con uno del clan di sinistra, certo Manuel. Interruzione, nel senso che c'erano gli scafisti di destra e quelli di sinistra, ok? Mi sono girato dai lati sbagliati, di destra, di sinistra, ok? Questo era di sinistra. Andiamo avanti. In pochissimo tempo Lussu ebbe la certezza che non solo la tartana non sarebbe partita, ma che non esisteva affatto.
della possibilità di veder rimborsata anche una minima parte della vistosa somma data come anticipo, non c'era nemmeno da parlare. Manuel era inattaccabile, era un rispettato affarista, sempre vissuto a Marsiglia, amico di personaggi influenti. Noi eravamo dei clandestini e l'attività del dottor Bohn era illegale. Egli incassava imbrogli e perdite di dollari con la serenità di un gentiluomo. Non è meraviglioso, diceva col suo accento di Oxford. Aveva fatto studi in Inghilterra. Il torace è eretto come un baluardo. Non è meraviglioso poter arricchire la vita con tante esperienze inattese e stravaganti che rendono più vasto l'orizzonte della mente, i colpi avversi della fortuna aumentano il nostro patrimonio spirituale se sappiamo trarne coraggio e decisione. Egli considerava la faccenda già chiusa e sepolta, ma Lussu lo pregò di cercare Manuel ancora una volta, di farsi accompagnare da lui. Siccome il solo dei tre a parlare e capire l'inglese sarebbe stato il dottor Bon, il quale non sapeva una parola di francese, Lussu avrebbe potuto tradurre quello che voleva e, accoppiando il prestigio del capitale americano alla sua conoscenza psicologica dei clan marsigliesi, trovare gli argomenti adatti a penetrare Manuel. Quello che Lussu tradusse dovette essere assai convincente perché quel giorno stesso buona parte della somma venne recuperata. Dopo molte ricerche, Lussu e i suoi amici riuscirono a scovare un motoscafo, il Bullen, sul quale, oltre ai tre uomini di equipaggio, potevano trovare posto 10 passeggeri, stando un po' stretti. Il capitano era un belga, che aveva urgenza anche lui di lasciare la Francia. Compagni francesi lo garantivano come uomo di onore e di provata capacità. Era un tipo assai prudente che voleva nascondere il suo battello lontano da Marsiglia fino alla partenza. Questa avrebbe dovuto poi essere effettuata con elaborate e complicatissime precauzioni lontano dal porto. Lussu semplificò i programmi. Il punto più sicuro, sostenne, memore della sua evasione da Lipari, è il più centrale. Il motoscafo aspetterà nel vecchio porto a Marsiglia e partirà dal vecchio porto. L'affare era concluso. Della somma pattuita a metà doveva essere versata a Lisbona, a metà subito per allestire il motoscafo. Ogni giorno a ore diverse qualcuno dei candidati alla partenza faceva una passeggiata lungo il vecchio porto e controllava se stava ancora lì, ancorato fra le tante barche, a dondolarsi sull'acqua sporca d'olio e di rifiuti, indifferente alle ansietà e alle speranze di cui lo caricavano i nostri pensieri. Quando tutto era pronto, la partenza fissata per l'indomani, il compagno della ronda mattutina tornò con un volto luttuoso. Il Bulen non c'è più. Il suo posto nel vecchio porto era vuoto e l'acqua densa schiumava tra il cutter e la barca a remi che gli erano stati ai fianchi. Il capitano belga, sedotto da un guadagno favoloso, si era lasciato convincere a stipare a bordo 20 altri passeggeri e a partire subito con quelli. Aveva seguito puntualmente le istruzioni di Lussu, era partito dal vecchio porto e aveva preso il largo senza incidenti. Ma all'altezza delle Baleari, il Bullen troppo carico aveva cominciato a imbarcare acqua. In pericolo di affondare, aveva dovuto dirigersi verso la costa francese. E una vedetta militare lo aveva avvistato e catturato. Equipaggio e passeggeri finirono in carcere. Quando scoprimmo la fuga del Bullen, il dottor Bon aveva già preso il biglietto per rientrare in America, via Spagna. La sua organizzazione centrale lo aveva richiamato per apprendere dalla sua viva voce quale fosse la situazione dei profughi politici in Francia. Andammo a informarlo. E lo trovammo che preparava le valigie. Il dottor Bon ascoltava, solenne e soddisfatto. Nella sua lunga vita non aveva mai vissuto tante vicende romanzesche quante nel suo breve soggiorno a Marsiglia. Ricca esperienza, diceva, esperienza ricchissima. Il bene e il male si intrecciano in modo mirabile. Marsiglia, porto della civiltà millenaria, sempre meta luminosa di pirati. E rivolgendosi ora a Emilio, ora a me,
La vera saggezza consiste nel saper trovare motivo di letizia nelle disgrazie. Coraggio, amici miei, questa è vita. E questo forse è il secondo messaggio che volevo ricavare. Perché questo americanazzo ci risulta così odioso? E giusto il suo messaggio, bisogna saper vivere l'esperienza in modo positivo. Ma il problema è che lui vive il fascino dell'esperienza, ma non l'esperienza stessa. Non si prende carico davvero dei fuoriusciti. Quando pensa che la sua missione sia finita, se ne va e li lascia nel loro brodo. È molto diversa la posizione della narratrice, per cui la solidarietà non è uno strato superficiale, ma è un intero stile di vita. E è questo forse che fa di lei una persona davvero libera, anche quando non ha man da mangiare, anche sotto le peggiori dittature. E dopodiché un'ultima cosa, mi colpisce questa presenza di Lisbona, mi risuonava in mente. Ricordate Casablanca, il film, no? Tutti cercano sempre di andare a Lisbona per raggiungere l'America. E viste le vicende giudiziarie di questi mesi, di questi giorni, dobbiamo ricordare che molti di noi vengono da famiglie che appartenevano alla parte migliore del paese, che era quella che 80 anni fa si imbarcavano clandestinamente su uno scafo che conteneva il doppio dei passeggeri e doveva fermarsi perché imbarcava acqua. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma siamo già andati troppo avanti. Questo era Fronti e frontiere di Joyce Lussu o Joyce Salvadori, come preferite. È piuttosto difficile da trovare adesso sotto forma di libro unico. È del 1945, ne esiste un'edizione del 69, se non vado errato, ma la cosa più facile è reperire il romanzo all'interno di una raccolta di Joyce Lussu intitolata Opere scelte, pubblicata da Il Lavoro Editoriale 2008. Se volete altre condivisioni letterarie, come al solito vi aspetto sabato prossimo. Potete iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Se vi è piaciuto quello che avete sentito, mettete un pollice in su, lasciate un commento sotto. Se avete il mio numero, mandate un messaggio. Non o, ho detto e se avete il mio numero mandatemi un messaggio, fate tutte queste cose se vi va. Grazie.